Roma Plastic Free Challenge, la campagna promossa dal ministro Costa, il ministro dell'Ambiente, già adottata da Roma Capitale tramite una memoria di giunta, arriva in aula, in Assemblea Capitolina, tramite una delibera con indirizzi netti su quello che dovrà svolgere l'amministrazione capitolina nel ossequio appunto della piena attuazione. I quattro punti in deliberato sono molto semplici. Il primo ovviamente è quello per cui si va verso una progressiva eliminazione, una graduale eliminazione dei beni in plastica, sostituendoli semplicemente con dei beni riutilizzabili o comunque compostabili. Il secondo indirizzo è anch'esso abbastanza semplice, perché si tratta di dare riscontro rispetto a un'attività di monitoraggio relativamente a quelle che sono tutte le attività che l'amministrazione metterà in piedi, tra cui il terzo punto, soprattutto l'efficacia dei bandi che andranno a essere realizzati, dandone riscontro alla cittadinanza sia in termini di risultati raggiunti sia eventuali correttivi da mettere in piedi. L'ultimo punto è l'informazione corretta, quindi tramite anche i municipi dare il massimo risalto alla campagna per fare in modo che proprio da parte dell'amministrazione pubblica arrivi quello che deve essere un esempio. Prima deve essere appunto l'amministrazione pubblica a dare l'esempio e poi si potrà chiedere maggiore impulso alla cittadinanza per procedere verso appunto l'eliminazione progressiva dei beni in plastica. Questo indirizzo ovviamente è limitato a quello che noi possiamo dare rispetto alle strutture della pubblica amministrazione di diretta competenza di Roma Capitale, per cui abbiamo allegato un ordine del giorno che invece dà alla Giunta la possibilità, tramite accordi o protocolli, di convenire con tutte le altre strutture della pubblica amministrazione, quali appunto università, stazioni del trasporto pubblico, ospedali, tutti quegli uffici anche no, di diretta competenza dei vari ministeri, in accordi appunto e protocolli che possano in qualche modo avere lo stesso riscontro e gli stessi obiettivi che noi stiamo dando alla nostra amministrazione. Siamo una capitale, quindi siamo nella possibilità appunto di dare l'esempio in tutte le strutture, e questo per noi risulta fondamentale perché, come dicevo prima, l'amministrazione è la prima che deve dare il corretto e giusto esempio alla cittadinanza rispetto a un qualcosa che viene chiesto come oramai diventato di una urgenza improcrastinabile.